Da dove partite voi esattamente? Partiamo di San Callo, comune di San Callo San Filippo, comune di Casalvecchio Cigolo, frazione di San Callo. Storicamente, quando parte e perché questo pellegrinaggio? Ma guarda, perché la nostra vallata tutta intera è devota a questo santuario, a questa Madonna, e quindi noi sentiamo fortemente questo bisogno di fare questo pellegrinaggio. Che strada fate per arrivare al Tindari? Ma noi passiamo attraverso le montagne, e poi arriviamo come primo paese che incontriamo è a Bafia, Altare, Bafia, e poi proseguiamo fino a Rudì, Falcone, Termini Vigliatore, Oliveri, e poi arriviamo a Sentevario. Quando arriviamo a Sentevario abbiamo raggiunto la nostra meta. Un pellegrinaggio che dura due o tre giorni? Il pellegrinaggio dura da giovedì a domenica. Noi rientriamo a San Callo domenica sera alle 18:30, poi c'è la Santa Messa. Ecco, finito il pellegrinaggio, durante l'anno ci sono delle attività preparatorie per il prossimo evento? Ma guarda, noi facciamo sempre qualcosa in questa piccola borgata, e quindi cerchiamo di mantenere viva questa borgata, almeno perché non siamo in tanti. Di relax incontriamo quella che è l'anima di questo pellegrinaggio, la banda, e poi ci sono anche i cantori, giusto? Quanti siete voi? Allora, noi della banda siamo 6 e diciamo già da diversi anni animiamo questo pellegrinaggio e non nascondiamo che si fatica un po', però diciamo riusciamo ad amalgamare sia la stanchezza che comunque la gioia, la felicità di questo pellegrinaggio e di questo cammino verso il santuario della Madonna del Tindari. Voi siete musicisti professionisti? Sì, io ad esempio sono laureato, lui è pure diplomato e comunque gli altri sono pure dei musicisti e facciamo parte della banda cittadina del nostro paese, di Casalvecchio Sicolo. Io mi rivolgo a quest'altro amico perché qual è la differenza tra suonare nella banda paesana e in un pellegrinaggio? Ma diciamo questa è un'esperienza che ti regala parecchie emozioni. Noi lo facciamo con tanta devozione, devo dire con tutti i miei colleghi musicisti, ed è una cosa che ti regala parecchie emozioni. Che strumenti sono presenti qui? Allora, in questo pellegrinaggio abbiamo due trombe. Io direi anche di menzionarli gli amici. Lui è il nostro amico Andrea, lui Fortunato con il trombone, Alessio con il sax, Nino con il basso tuba e Sandro con il tamburo. E non c'è la gran cassa? No, la gran cassa no, perché c'è il basso, che ricopre lo stesso ruolo della gran cassa. A voi si aggiungono i cantori. Sono paesani e diciamo danno forza e coraggio anche a noi che suoniamo, perché sentire la loro voce dietro ci dà molta forza, molto coraggio e molta volontà di arrivare belli carichi fino al santuario.
E io lascio te ringraziandoti e raggiungo subito i cantori perché voglio sentire anche loro. Padre Alessandro De Gregorio, sempre al seguito di questo pellegrinaggio, quest'anno è la seconda volta, mi viene da pensare, siamo in un'epoca che tutti abbiamo bisogno di conforto, però la partecipazione a questi pellegrinaggi è sentita, è ancora forte? Sì, nonostante diciamo, gli anni che abbiamo trascorso, soprattutto gli ultimi due, la gente sentiva proprio l'esigenza e il bisogno di ritornare a piedi alla Madonna del Tindari e mi sono aggregato anch'io. Per me è la mia prima esperienza, l'ho fatto il mese scorso con Misserio e quest'oggi insieme alla comunità di San Carlo. Un'esperienza bella, devo dire. Ecco, verrebbe da dire nel 2022 che ragione c'è di fare un pellegrinaggio a piedi, si potrebbe tranquillamente partire con le macchine e andare a pregare al santuario del Tindari, invece questo sacrificio, chiamiamolo così, che dura 2-3 giorni. Sì, diciamo che ecco, questo venire a piedi non è un semplice arrivare così al santuario, ma il pellegrinaggio da sempre, anche nella storia della Chiesa, ha rappresentato una sorta di esempio di quello che è il pellegrinaggio della nostra vita. Salite, discese, momenti di fatica, momenti di arresto, momenti in cui sembra in cui tutto si ferma perché non ce la fai più e poi riprendi invece il cammino. È un po' la parentesi della nostra vita. Una giornata caldissima, un sacrificio che si amplifica ancora di più. Cosa accadrà all'arrivo al santuario? Beh, l'arrivo alla meta chiaramente per tutti rappresenta il momento più importante perché ci ritroveremo ai piedi di Maria e lì ecco ritroveremo lei che ci aspetta, che ci accoglie. Tutte le nostre richieste di preghiera, di grazie, ecco, saranno espresse lì davanti a lei proprio questa sera. Questo è un pellegrinaggio che qui sul lato di Renico si vive sempre da spettatori, da bambini, tutti i cittadini di quest'area aspettavano il passaggio di questo, aspettano ancora il passaggio di questo pellegrinaggio. Qual è il messaggio che possiamo dare ai giovani, alle persone, a chi vi guarda in maniera distaccata mentre voi state facendo un sacrificio o qualcosa di devoto, no? Che forse è importante andare oltre quello che potrebbe sembrare l'aspetto folcloristico del pellegrinaggio, ma è importante entrare dentro questo pellegrinaggio e significa proprio fare un sacrificio, non fine a se stesso, ma perché la nostra vita possa davvero essere il segno bello di quella presenza mariana, di quella presenza di Cristo nella nostra vita che riempie di significato anche le fatiche. Voi partite a cavallo appunto di questi magnifici esemplari, ma c'è una preparazione per arrivare qua? Perché giustamente i cavalli, gli animali con questo caldo probabilmente soffrono. Sì, c'è una preparazione diciamo da fare perché dobbiamo portare foraggio, mangime, attrezzi, insomma tutto quello che ci occorre. Quindi al seguito qui sulle macchine avete anche da mangiare, da bere per i cavalli, eccetera, eccetera. Quanto è difficoltoso per il cavallo e per il cavaliere affrontare tutta questa strada? No, è un po' difficoltoso, però siamo organizzati diciamo, sul tutto, medicine, acqua, come ho detto prima il foraggio è chiamato, insomma, e siamo pronti per affrontare questo viaggio pellegrino che da anni lo portiamo avanti. Da quanti anni questa esperienza? Io personalmente sono da 24 anni, ma come me altri membri qua presenti, insomma, che partecipiamo. In questo posto meraviglioso vorrei ringraziare a nome di tutti i pellegrini, il gruppo Cavalli e tutti insieme, per non dimenticare nessuno, il dottore Ventura per averci ospitati a tutti. Grazie ancora dottore Ventura a nome di tutti i pellegrini, il gruppo Cavalli e tutti. Proviamo un po' a menzionarli. Dal 2008
ogni anno faccio diciamo, un capo fila, diciamo, che quest'anno nel 2022 è il signor Nino Puglia con la sua cavalla. Ma ci sono solo cavalli o anche muli? No, soltanto cavalli ci sono, muli non ce ne sono. Lei da quanto anno fa questa esperienza? 4 anni. 4 anni? Sì. Sono tutti cavalli giovani di che età? Ci sono i cavalli che possono avere magari 5 anni, i cavalli che hanno 10 anni, 15, bisogna vedere. Questa ce n'è 16, mettiamo. Ma voi siete un'associazione di cavalieri che vi incontrate anche extra il pellegrinaggio, nel senso fate delle escursioni? Alcune volte sì. Quindi fate delle attività anche lì? Pochissimo come escursione, però come mi piace di essere in giro di questo qua. Un giovane passo... Passo ai giovani, passo ai più giovani, perché siete tutti giovani. Com'è questa esperienza a cavallo, un cavallo bianco, questo è il tuo, no? Come si chiama? Fulmine. Allora, è un'esperienza bella, abbastanza faticosa, che dura dai 3-4 giorni. Partiamo giovedì e rientriamo domenica. Ma con l'aiuto di tutti quanti ci riusciamo a portare al termine questo pellegrinaggio, diciamo... Quest'anno quanti cavalli siete? 12. Allora io non faccio altro che il prete l'abbiamo ascoltato, il presidente l'abbiamo ascoltato, ce l'ho qui accanto a me, mi metto al centro perché come consueto alziamo la mano e salutiamo tutti i nostri telespettatori, tutti gli amici di Onda TV e tutti gli amici di Bella Sicilia che ci seguono da tutto il mondo. Una tradizione che non si deve assolutamente perdere, è giusto presidente? Giustissimo, noi finché ce la facciamo, che la salute ce lo permette, lo faremo. E sono con alcune rappresentanti delle, come si chiamano? Del pellegrinaggio. Le cantanti, come si chiamano? Ci proviamo. Evviva del Tindari, chi la creò? È la strofa base di questa canzone, giusto? Sì, esattamente. Voi quanti siete che cantate? Vabbè, fondamentalmente siamo 5-6, però poi tutte le ragazze, cerchiamo di coinvolgere tutte le persone che fanno parte del pellegrinaggio. Me la fate sentire, ce la fate sentire per gli amici di Bella Sicilia Onda TV live, così senza musica. Evviva del Tindari, la bella Maria, evviva Maria, e chi la creò, e viva del Tindari, la bella Maria, e viva Maria, e chi la Quante emozioni si provano a cantare questa canzone e soprattutto mentre si viaggia verso il santuario? L'emozione è tanta, no, non si può spiegare, solo chi vive questo percorso, questo pellegrinaggio, la devozione verso la Madonna è tanta. A volte anche stamattina mentre camminavamo, dicevamo insieme ragazze cantiamo, così siamo più motivate ad andare avanti e proseguire il nostro percorso di fede verso la Madonna. Il vostro è un pellegrinaggio aperto a tutti, chiunque nel percorso si può aggregare, giusto? Sì, qualsiasi persona si può aggregare a noi e noi siamo felici di accogliere tutti tra di noi. Quanti anni di esperienza per te? Per me da quando sono piccolo, ho 26 anni, quindi saranno 15 anni così. Allora con le nostre telecamere ci spostiamo perché vogliamo vedere l'arrivo al santuario di Tindari. Grazie per queste emozioni che regalate a tutta la Sicilia. Grazie a voi. Grazie. Anche una maglietta dedicata a questo pellegrinaggio.
Sì, noi abbiamo diversi gadget dedicati al pellegrinaggio, questo perché? Perché questo ci fa comunità, ci fa appartenere, ci dà un senso di appartenenza ad una comunità, ad un'associazione, insomma, del pellegrinaggio del Tindari, e ci dà anche la carica e la forza per intraprendere questo lungo percorso faticoso che la meta poi ci rinnova spiritualmente, ci dà la carica per affrontare la vita quotidiana, ecco. Io volevo solo ringraziare anzitutto il nostro Vescovo, perché ci ha sempre così sostenuti e ci ha dato la forza anche lui di poter affrontare questo pellegrinaggio. E per ultimo il nostro parroco, che effettivamente... Io non ce la faccio. Questa. Dai, vai. Ce la fai, dai, vai. Emozione del Presidente. E non per l'ultimo, ma il nostro parroco, che per la prima volta viene con noi e ci ha dato una carica immensa. Padre Alessandro, che abbiamo avuto modo di ascoltarlo prima, disponibilissimo e sempre in mezzo alla comunità. E noi con questo ultimo, con queste ultime battute ci salutiamo e ci godiamo le immagini dell'arrivo a Tindari. Grazie a tutti voi. Grazie anche a voi.